abbiamo cercato di fare un qualcosa in cui i protagonisti veri fossero i ragazzi, che i ragazzi scoprissero veramente l'importanza dell'alimentazione nella loro vita. È chiaro che noi abbiamo fatto più che altro da provocatori. Sono loro che riporteranno il 23 quanto di buono hanno fatto. Sono stati, per quanto mi riguarda, fantastici. Spesso si dice che i ragazzi non sono interessati, invece li ho annoiati per un paio d'ore ogni scuola e la risposta è stata per me entusiasmante. Si mangia tutti di continuo e si pensa che sia una cosa assolutamente neutra e che quindi non possa rientrare né nel campo dei tumori, tantomeno nei tumori, ma anche nelle altre. Invece, siccome, come dicevano i vecchi filosofi, l'uomo è ciò che mangia, alla fine ognuno di noi prima o poi si trova a dover far conto con la sua alimentazione, buona o cattiva che sia stata. E quindi i ragazzi è bene si pongano dei problemi. Noi siamo convinti, ma non noi personalmente, ma ci sono ormai studi molto approfonditi che dimostrano che l'alimentazione attuale si avvicina troppo al cibo spazzatura, al junk food degli americani, e quindi vuol dire che i nostri ragazzi non li stiamo alimentando bene.